Un nuovo logo color verde petrolio con il nome della banca seguita da due punti e il payoff vicina oltre le attese. Questa è la nuova immagine, la nuova corporate identity che Bipper Banca ha presentato al Museo Enzo Ferrari di Modena. Un restyling completo che parte dal nome del gruppo per arrivare alle sedi e alle filiali in giro per l'Italia. Un investimento durato un anno di lavoro per un messaggio nuovo che la Banca Popolare dell'Emilia-Romagna vuole offrire ai suoi clienti. Che giornata è per la Banca Popolare dell'Emilia-Romagna e soprattutto che colore Ma è una giornata all'insegna, se vuole, del verde, visto che il nostro brand ha scelto questo colore in continuità con il passato. Abbiamo deciso un cambiamento, un messaggio chiaro a tutti i nostri uomini, alla nostra clientela, il fatto di volerci presentare con una veste rinnovata e nuova che segnala un cambiamento. Speriamo che sia un cambiamento coronato da positività e da successo, con un'immagine, credo, fresca e immediata che speriamo arrivi bene a tutti. Nel giorno del suo compleanno lavorativo? Beh, insomma, è stato un caso, ecco. Sinceramente stamattina, uscendo di casa, non ci pensavo. Un collega mi ha detto: guarda che 16 aprile 2014 eri stato nominato amministratore delegato, beh, avrò un motivo in più per ricordare questa giornata. Noi crediamo fortemente nelle scelte che stiamo facendo, non siamo disponibili a bloccare nulla di fronte a possibili scenari evolutivi del prossimo futuro. Quindi noi abbiamo un programma, abbiamo delle idee, abbiamo dei progetti, li stiamo portando avanti in maniera molto determinata. Su questo progetto stavamo lavorando da tempo, era, come dire, il momento giusto per annunciarlo e presentarlo al mercato. Abbiamo scelto un'occasione, anche una bella cornice qui al Museo Enzo Ferrari, e crediamo e pensiamo che possa andare avanti. Poi sul tema delle aggregazioni vedremo cosa capiterà, è difficile fare delle previsioni quest'oggi. Cambia la forma, ma non la sostanza del gruppo bancario modenese, che rimane fortemente legato al territorio e fidelizzato ai propri clienti. Per la clientela, il fatto di avere davanti sempre le stesse persone, gli stessi uomini, quindi da un punto di vista dell'operatività quotidiana non cambia nulla. Credo che cambierà invece la nostra volontà, la nostra voglia di essere più efficaci, più rapidi, più dinamici, e lo vogliamo esprimere non solo col nostro modo di lavorare, ma anche con un'immagine, se volete, che racchiude in sé tanti valori, tante esperienze come quello del brand. Una banca dunque che si trasforma col mutare del tempo e delle esigenze, che è pronta a diventare società per azioni entro la fine del 2016. Sì, come dicevo, la legge parla chiaro, stiamo aspettando semplicemente che abbiano forza anche le disposizioni attuative della Banca d'Italia, ma ormai appare chiaro che a maggio saranno pronte, quindi se aggiungiamo 18 mesi a maggio 2015 arriviamo comunque entro il 2016. Quindi è un cambiamento epocale che pone tanti interrogativi, credo che noi abbiamo la capacità per poterlo gestire efficacemente. Certo, è un passaggio molto forte che ci è stato, come dire, imposto. Ho sempre detto che sicuramente la nostra categoria di banche popolari aveva bisogno di un rinnovamento anche da un punto di vista dei governance. Questo è un rinnovamento un po' forte, con delle scadenze estremamente perentorie che cercheremo di rispettare adeguatamente e con capacità. Io credo che noi dobbiamo avere la capacità di preparare bene il percorso. Io ho sempre detto che più che essere appassionato, poi lo sono anche lì sul tema dell'aggregazione, ero appassionato e impegnato a capire come dare stabilità alla banca, alla governance della banca. Cioè, io credo che veramente non ci possiamo permettere di fare una trasformazione in SPA senza avere chiaro quali sono le forze in campo nella compagine azionaria di una banca. Quindi, quando è chiarito quello, mi lasci dire, dopo forse è secondario se farlo prima o dopo. Cioè, l'importante è prima avere chiara qual è la tua base di soci su cui puoi contare, evidentemente, per dare stabilità. Con la trasformazione del brand presentata alla stampa inizia dunque una nuova primavera per la Banca Popolare dell'Emilia-Romagna, che nel giro di 12 mesi cambierà completamente vestito, rimanendo però saldamente legata al territorio.